questi qui sono patate e cipolle. Questo è il formaggio che si mette in mezzo. Questo è il formaggio. Questa è la base del fricco. Questo va messo in un'altra padellina vuota. Accendiamo il gas. Allora abbiamo fatto patate e cipolle. Sono già saltate in padella, no? Patate e cipolle, poi si mette il formaggio di latteria dentro le patate, se si mette un bel po', poi si foderano le padelline, sempre col formaggio di latteria un pochino più stagionato, e si prepara il fricco in questa maniera. Poi va servito con dei pezzettini di polenta intorno, capito? Calda.